tutti, ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Allora, ci stiamo piano piano ad avvicinare al Natale, infatti io ho già iniziato un pochino di diciamo sfondi natalizi, perché oggi voglio proporre una ricetta che sicuramente sarà adatta anche per le feste. Allora, oggi voglio andare a preparare il liquore alla Nutella, ovvero il Nutellino. Dunque, considerate che io utilizzerò questa bottiglietta che è abbastanza piccina e quindi entrano più o meno 250 ml, più o meno regolatevi poi ovviamente voi se volete farlo più grande aumentate ovviamente le dosi. E allora adesso vi dico subito gli Allora, come vi ingredienti. dicevo prima, ovviamente gli ingredienti sono per questa piccola bottiglietta che entrano circa 250 ml. Allora, mi raccomando, la sterilizzazione sempre e se non sapete come si fa, dovete prendere una pentola, farla bollire, poi immergere ovviamente il recipiente e lasciarlo per circa 20 minuti. Comunque, gli ingredienti sono 250 ml di latte a lunga conservazione, poi 250 ml di panna, eccola qui, quella da montare ovviamente, liquida, poi 25 g di zucchero semolato e 250 grammi di Nutella e in più ovviamente abbiamo bisogno dell'alcol puro etilico 95 gradi. Allora, qui le dosi secondo me sono un po' a gusto. Io penso che ne andrò ad aggiungere 50 ml, però potete tranquillamente poi regolarvi voi. Ecco, potrebbero essere anche forse tanti 50, quindi potrei andarle ad aggiungere 25, però tutto sta poi ad assaggiare e dipende da quanto volete sentire il sapore della Nutella o dell'alcol. Allora, il procedimento è facilissimo: dobbiamo aggiungere tutti quanti gli ingredienti dentro una pentola, portarli ad ebollizione ovviamente a fuoco lento. Una volta che è arrivato ad ebollizione dobbiamo spengere e quando sarà completamente raffreddato aggiungere l'alcol. Allora, io vi saluto a tutti, vi mando un bacione, mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Allora, eccoci qua, ho aggiunto tutti quanti i miei ingredienti, ovviamente ho messo la fiamma molto bassa. Volevo dirvi che una volta che insomma poi si è raffreddato tutto quanto il composto, andremo ad aggiungere, non so se l'ho detto prima, l'alcol dopo, quando sarà completamente freddo. Diciamo che per gustarlo al meglio conviene lasciarlo comunque un giorno in frigorifero. E adesso facciamo sciogliere tutti quanti i nostri ingredienti. Eccoci qui, sta prendendo bollore, qualche secondino e poi spengiamo.